Entro la fine dell'anno nuove assunzioni a carcere sulmonese di Via Lamaccio, lo ha annunciato il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli nel corso della cerimonia per il bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, svoltasi questa mattina nel penitenziario di Via Lamaccio. Forze dell'ordine in alta uniforme, clima solenne per l'occasione. Sono 900 le assunzioni di poliziotti penitenziari che arriveranno nell'arco dell'anno in Italia, una parte di loro anche nel capoluogo Peligno. La sicurezza della comunità dipende da quello che succede in carcere, esordito Chiavaroli. Le strutture carcerarie di Sulmona e L'Aquila sono difficili perché ci sono detenuti difficili. Noi abbiamo fatto già un grande investimento sul personale, facendo circa 900 nuove assunzioni entro l'anno di personale giovane e formato. Ci auguriamo di poter procedere con altre assunzioni in modo da garantire alla polizia penitenziaria i giusti carichi di lavoro. L'appello alla politica arriva da Cinzia Calandrino, provveditore degli istituti penitenziari Lazio, Abruzzo, Molise. Io mi auguro che la politica sia sensibile a questo disagio che viene mostrato ogni giorno dal personale di polizia penitenziaria e possa, procedere ad ulteriori nuove assunzioni, oltre a quelle, che già il ministro ha consentito, ma bisogna fare di più. Ci impegniamo tutti i giorni, dalla prima all'ultima persona che frequenta questo istituto per motivi di lavoro, per cercare di fare il nostro dovere e evitare o prevenire eventi critici o comunque criticità all'interno dell'istituto. Così è esordito invece il direttore della casa di reclusione di Sulmona, Sergio Romice, presente alla cerimonia assieme alle alte cariche dello Stato e al sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Riconoscimenti sono arrivati per i poliziotti penitenziari che si sono distinti nell'adempimento del proprio dovere, mentre il poliziotto artista Elio Lucente ha fatto dono all'amministrazione del carcere di un'opera dedicata al bicentenario del corpo.